tutti, oggi finalmente un nuovo video e in questo video ho deciso di mostrarvi la mia spesa d'Esselunga che è bella grande. Sono appena tornata e quindi ho detto vabbè, sono truccata, sono pronta, sono vestita e ho pensato di registrarvelo perché ho preso delle belle cosine e in più ho preso anche un premio della raccolta premi che vi voglio far vedere. Allora, diciamo che sarà un po' complicato perché abbiamo fatto la doppia spesa, cioè io e mamma insieme, e quindi non sarà molto facile perché è una spesa veramente enorme. E quindi direi di iniziare dalla cosa più facile perché ce l'ho proprio qua vicino, che sono le banane. Calcolate che io ultimamente ho fatto sempre la spesa online. Con Esselunga mi sono trovata benissimo, però devo ritirare il premio, è vero che te lo portano anche a casa, però ho detto vabbè, andiamo. E ho preso appunto le banane che non mancano mai, che le ho pagate 1,45€, questo poi c'è anche scritto qui. Abbiamo preso dei baci perugina, visto che tra poco è San Valentino, la mia festa, diciamo, la festa un po' di tutti degli innamorati. E Rebecca ha voluto i baci perugina, questi qua piccolini, che sono davvero carini. E i baci li abbiamo pagati 3,99€. Poi abbiamo preso, perché praticamente l'ho fatto morire l'altro, quindi ho deciso di prenderne un altro, ovvero il basilico da mettere fuori. Quindi ho già tutto quanto pronto, devo solamente reinserirlo perché l'altro mi è morto, perché sono andata in vacanza, quando sono tornata naturalmente l'ho ritrovato morto, quindi rieccolo qui e lo andrò a piantare, penso domani perché ormai è troppo tardi. Che ho pagato 1,19€ e poi ho preso questa piantina e mamma mi ha detto che piano piano diventerà sempre più grande perché c'ho anche un'altra pianta che mi è morta sempre nello stesso periodo proprio perché non c'ero, quindi niente, ho preso qualcosa per sostituirle e dice che diventa grande, si chiama Shindapsus, boh, vabbè, comunque questa l'ho, oddio, questa l'ho pagata 4,99€. Allora, c'era un'offerta particolare dove prendevate un prodotto, con un prodotto solo ne prendevate due, non so se mi sono spiegata bene. Comunque, adesso ve lo faccio vedere così forse si capisce meglio. Allora, per esempio, con questi di Giovanni Rana, io ho pagato solo questo, però ho preso anche questo qui. E uno l'ho preso per me perché è parmigiana di melanzane, che non piace a Rebecca, e pecorino e prosciutto toscano invece per lei. E l'ho pagato uno solo. Quindi... aspettate che adesso li vado a cercare se li trovo. Allora, ho trovato un metodo per fare prima, così riesco a trovare tutti i prodotti, perché di solito sto 100 anni e cerco sullo scontrino quando è lungo. Allora, quindi adesso scrivo Rana e me lo dovrebbe trovare. Sì, allora questi qua Rana 2 li ho pagati 2,90€, perché appunto c'era la promozione. Tanto c'è ginger che si lava sulla sedia. Poi abbiamo preso la besciamella, perché ho preso, adesso vi faccio vedere i cannelloni che voglio fare a Rebecca e pure per me, insomma, da portarmeli dietro. E l'ho pagata 1,39€. Poi... altra offerta, sempre ne pagate uno ma ne avete due, ho preso il deodorante, fa sempre comodo, questo qua dell'Infasil, non l'ho mai provato però questo qua spray dell'Infasil, lo proveremo poi, magari vi farò sapere, ed è quello neutro, però c'è di più tipi, insomma potete scegliere. E questo qui l'ho pagato 3,99€, sì, infatti dopo sotto c'è scritto che mi hanno tolto gli altri 3,99€. Ah, da proprio Ginger si sta a fare proprio una pulizia che non ve dico. Poi appunto parlavamo di cannelloni, eccoli qua, li ho presi, penso che li farò domani, vediamo un po' quando scadono, il 20 marzo, diciamo che c'è tempo, però sono dopo a finire che mi dimentico. Cannelloni, ricotta, questi sono ricotta e spinaci appunto perché sono vegetariana e li ho pagati 3,98€ questi. Ho preso il solito, questo qui... che è il mio preferito per, come filo interdentale, che è quello dell'Oral-B, è fatto diversamente rispetto agli altri fili interdentali, con questo mi trovo davvero bene. E questo qua l'ho pagato 3,10€. Poi abbiamo la panna da cucina, che questa volta ho preso con di soia, l'ho presi due di questi qua, li voglio provare, però mi sa che li avevo già assaggiati, questi non mi erano dispiaciuti, boh, c'ho un ricordo lontano. 100% vegetale della Valsoia, è appunto la panna da cucina, che ne ho presi due se non sbaglio, però l'altro adesso non lo trovo. Poi ho preso questo qui che è la mia solita bevanda vegetale, la mia preferita, che è questa, la mandorla senza zuccheri. Questa stava in sconto, quindi in sconto forse anche questa aveva la promozione, prendi uno e
ne paghi uno e ne prendi due, e quindi ho approfittato. Uno gliel'ho dato a mamma. In più c'erano i punti fragola su questo. Ah no, su questo c'erano i punti fragola. Ne abbiamo presi due, uno era mio, e uno è il mio e uno è quello di mamma. Quindi no, non c'era la promozione quella lì. Poi c'è un dolcetto che piace tanto a Rebecca, che sono questi qua, della Matilde Vincenzi, che erano arrivati anche con la degusta box, ma alla bicocca, mentre lei diceva questo qui al cioccolato bianco crema al latte. E vediamo quanto costa. Questo è 1,50 euro, quindi diciamo una bella, ogni tanto ci vuole qualche dolcetto un po' golosetto. Poi ho ripreso questi qua, che io li mangio spesso, mi piacciono molto, sono delle Akioene. Mi piacciono di più anche della cotoletta, perché prima prendevo anche spesso la cotoletta, invece ultimamente sto prendendo più questi. Scadono l'11 marzo, quindi c'è tempo, ne ho presi due. E spesso, insomma, magari quando vado veloce, mi faccio questi con una verdura accanto. Questi qua sono con gli spinaci e sono buoni. Questi li ho pagati 2,88 euro e c'erano 12 punti fragola a ciascuno. Qua ho trovato delle cose del gattino. Vediamo, perché ce l'ho un po' miste, non so dove sono andate a finire le altre. Comunque ho preso queste scatolette della Shiba. Ve lo faccio vedere se la mette a fuoco, non lo so. Eccole qua. Sì, salito due queste. Ah, è venuto il cane, quindi si è arrabbiato Ginger, subito pronto ad attaccare il cane. È il contrario, cioè. Vabbè, comunque. Ho preso queste scatolette, ne ho presa più di una, penso ne ho prese qua. Penso di averne prese quattro. E ho preso vari gusti, così almeno li assaggio. E vediamo un attimino quale gli piace di più. Allora, questa è al tonno, trancetti di tonno. Questo filetti di tonno e gamberetti. E poi vediamo gli altri due, perché non ce l'ho qua a portata di mano. Questi ciascuno li ho pagati 0,49. Poi ho preso i soliti pomodorini, perché ci facciamo le bruschette, le accompagniamo, insomma, magari a un secondo, insomma, per completare, insomma, diciamo che questi pomodorini non mancano mai. E questi qua li ho pagati 1,78 euro. Non c'entro più, sto mettendo tutto qua, ma non c'entro più. Poi abbiamo preso questi qua che piacciono a Rebecca, allora hanno detto prendile pure tu. E sono praticamente delle maschere per gli occhi antifatica della Garnier. E niente, quindi così ci occupiamo un pochettino del contorno occhi. E questi qua ciascuno li ho pagati 1,99 euro. Poi ho preso della Kinder i Choco Fresh, questi piacciono molto a Rebecca, io non ci arrivo mai perché sono già finiti quando magari voglio assaggiare uno, e questi li ho pagati 1,97 euro. Poi ho preso come mozzarella di bufala questa qui, perché mi sembra che l'ho presa un'altra volta e mi era piaciuta, che è questa della Delizia Campana. Ce ne sono tre all'interno. Adesso vi dico quanto l'ho pagata, perché non mi ricordo. Sì, bufala 4,69, ma c'era lo sconto di 1,41 euro, quindi c'è da togliere quello. Quindi più o meno 3,28 euro. Altra cosa che era in promozione era questo pomodoro qui della Barilla, che appunto ne acquistavi uno e ne avevi due. E quindi, visto che magari delle volte uno va veloce, io queste cose le prendo sempre per praticità, in quelle giornate che magari ho poco tempo. Così ce l'ho praticamente già fatto. E poi c'era la promozione, quindi ho detto si può fare. E questo qui l'ho pagato 1,39 euro tutti e due. Poi abbiamo preso una cosa super dolce che penso che mangeremo già stasera, perché siamo troppo curiose. Cioè questa marca qui che fa tutte cose super sfiziose, si chiama Bontà Divina. E questo è cinnamon latte, mentre questo è caramel macchiato. Questo è di Rebecca, che ha il cioccolato, e questo è col caramello mio. E niente, lo assaggeremo, siamo molto curiosi, perché sembra davvero buono, cioè, guardate la confezione. Adesso vi dico anche quanto l'ho pagato, poi vi resta anche il bicchierino, insomma. Ciascuno 1,69 euro. Poi abbiamo preso da mangiare umido anche per il cane, che è questo qui della Cesar. All'interno ne ha due col pollo e riso e due col manzo e riso, è 1,49 euro. Poi l'altra panna, questa qua vegetale che vi avevo detto, l'altra pappetta di Ginger, che questa non vi ho detto, è al pesce e ai frutti di mare. Adesso decidiamo quale dare stasera. Poi questa invece è la marmellata che ha voluto Rebecca, mi sa che ve l'avevo detto in un video, che doveva prendere la marmellata
scura, però ai frutti di bosco, ma lei voleva le more, ma non c'era le more. E questa l'ho pagata 2,39 euro. Poi, sempre con l'offerta, quella che ne prendete uno e ve ne danno due, abbiamo preso le lamette, queste della Gillette, che mi sa in totale costavano 8 euro qualcosa, mi pare. Allora, sì, rasoi, questi qua 8,99 euro, però abbiamo preso un'altra confezione che ha mamma e praticamente con un costo di una abbiamo preso sempre due. E all'interno ce ne sono 20, quindi ce ne sono un bel po'. E la prima busta è andata. Altra cosa che non vi ho fatto vedere è questa qua che ha preso Rebecca, che sono praticamente delle graffette. Ne ha prese 15. A cosa ti servono, Rebecca, che intanto è arrivata pure lei? Perché mi servono per i fogli di scuola. Quindi le graffette, vediamo un po'. Questi qua l'ho pagato 1,92 euro. Quindi la prima busta è andata. Adesso andiamo a quest'altra, dove ci sono un po' di altre cosette, una bella busta gigante. Intanto ci sta Lulu, il gatto, è arrivata Rebecca, c'è il pienone in questa stanza. Ciao! E praticamente ho deciso di prendere questo qui, che era sconto, e quindi mi piace molto. E quando ho visto il sconto ho detto no, vabbè, me lo prendo subito. E ho preso in particolare mela, pesca e pera dell'Innocent, che ho pagato... non 3,29 euro, ma 1 euro di meno, quindi 2,30 euro, perché sono 99 centesimi di sconto. Poi vabbè, sempre il latte, perché questo è per Rebecca, che la mattina ci fa colazione, questo della centrale del latte di Roma, il suo preferito intero, e l'ho pagato 1,68 euro. Poi abbiamo preso le ciabattine a Rebecca, perché le altre insomma erano da cambiare. E ho preso questi qui butterfly rosa e un po' tutti i colori con il fiocchetto. E queste qui, vediamo se le troviamo. Ciabatta donna, c'è sta scritto 12,90 euro. Tieni la ciabatta donna. Poi, altra cosa che abbiamo preso con la promozione, questa qua Rio Mare. Qua ci sono dentro 6 lattine. Questo è l'unico tonno, diciamo, che ci piace di più. Io naturalmente di solito non lo mangio, però delle volte faccio l'eccezione, come sapete, col pesce. Eccolo, ce l'ha sempre la tenda, calcolate che si sente in sottofondo, ma l'ha distrutta, quindi la dovrò cambiare la tenda. Eccolo, perché non c'era scritto, c'era scritto solo pescato a canna, non lo potevo trovare. E il tonno costava 9,98 euro ciascuno, però appunto con la promozione ne ho pagati due confezioni 9,98 euro. Poi ho preso questa cosa che adesso proveremo, perché io volevo attaccare appunto una sorta di promemoria sul frigorifero, però non le lavagne magnetiche naturalmente sul frigo normale si attaccano, ma se è quello con mobile, quindi nascosto, no. E questa invece è adesiva, quindi dovrebbe andare bene, in modo da scrivere delle cose, degli appunti sopra il frigo o anche da un'altra parte, perché comunque è... si può staccare e riattaccare, immagino. E c'è anche la pennina, insomma, che serve per il cancellabile. La proveremo, vedremo un attimo com'è. L'ho pagata, adesso ve lo dico, 5,99 euro. Poi stessa cosa di prima, con la promozione abbiamo preso questo qui, io già l'ho provato, questi Dash, e mi piacciono molto perché poi sono comodi, perché mettete solamente quello dentro e questa gemmina qua, insomma, questo detersivo qua. Abbiamo preso il salvacolore e ce ne sono 27, e questo di solito costa un bel po', però noi abbiamo pagato due di queste 8,98 euro, sempre con la stessa teoria. Di solito si trovano forse da risparmio casa un po' di meno, però comunque non arrivate allo stesso sconto, perché di solito 5,5 euro ci sta comunque su questo qua. Quindi se ne prendevate due, comunque state sugli 11 euro. Mentre in questo caso per due ne abbiamo pagate 8,98 euro. Abbiamo preso i ravioli con tonno e gambero, questi qua sapore di mare. Questi in realtà li vorrei provare a fare con le verdure, quindi magari vi farò anche la ricetta, me la metterò. Ed è dell'Asia Mama. Adesso vediamo un po'. 3,49 euro. E poi abbiamo preso questo, che è uno dei preferiti di Rebecca come salame, che è il galbanetto della Galbani, che l'abbiamo pagato 4,99 euro. Poi il riso, che in realtà c'era anche la promozione sul riso, però pensa che era esaurita, perché l'avevamo girato che non si poteva fare, infatti con la macchinetta non mi dava lo sconto. E quindi ho preso questo, perché
vogliamo fare il riso già oggi, volevamo fare, ero convinta che c'era il riso, invece il riso era finito, quindi l'ho ricomprato, che è quello, questo qua è di riso gallo classico che cuoce in 10 minuti. Vediamo quanto l'ho pagato, forse 2,99 euro, se non sbaglio, qualcosa del genere, 2,83 euro. Poi ho preso questo qui, il Prato Donno Universale, perché appunto devo fare una parte, ho preso anche il terriccio, però quello ce l'ho in macchina, ve lo faccio vedere, e appunto volevo fare una parte con del Prato, l'ho pagato 3,99 euro, vediamo se l'esperimento funziona, non lo so. Poi ho preso dell'affettato vegetariano perché domani che vado a lavoro mi voglio fare dei panini, e quindi ho preso quello che in teoria ricorda la mortadella, ci credo poco, e quello che ricorda il salame, quindi farò uno con la mortadella e uno col salame, perché i panini comunque sono piccolini, quindi devo farci il pranzo, non lo so, poi non lo so, magari mi riporto, magari faccio merenda, perché tanto ritorno tardi. E questi sono della marca Yoveg. Poi devo sempre fare il giro al Naturasì, quando farò la Naturasì o comunque al Biopolis, quando farò la spesa lì vi farò il video spesa, che magari è un po' più particolare. Questi li ho pagati 2,79 euro ciascuno. Poi c'era la promozione anche sull'ultra dolce, quindi abbiamo preso lo shampoo. Questo è latte di cocco e macadamia, nutre e ammorbidisce con dolcezza, e quindi proveremo anche questi due. Che la scelti Rebecca, 3,59 euro tutti e due. Poi ho preso appunto i paninetti per questi integrali, mi sembra, sì, per fare i panini a 1,26 euro, e sono 2, 4, 6 paninetti, quindi insomma buono. Poi ho preso una cosa golosa per fare la colazione, ovvero questi mini pan al cioccolato, e anche qui c'era la promozione prendi 2 paghi 1, quindi li ho presi per fare colazione, anche per cambiare, anche se più o meno pangoccio di questi, per la stessa cosa. Poi abbiamo anche la marmellata per fare le fette biscottate, faremo un po' un mix. E questi li ho pagati 2,49 euro tutti e due. Poi abbiamo preso questi che non mancano mai, i Müller Mix, però abbiamo preso una cosa nuova, cioè mousse di bianco più cubetti al cocco e cioccolato. Questo è un nuovo gusto e abbiamo deciso di provarlo, deve essere veramente buono. Poi il cocco insomma ci piace sia a me che a Rebecca. Questi costavano 99 centesimi, in più c'erano i punti fragola che erano 8 e 8. Poi abbiamo gli assorbenti, questi qua da notte che sono? No, sono ultra, quelli comunque con ali. E questi sono della Lines e li abbiamo pagati 2,70 euro, siamo arrivati quasi alla fine. Un'altra pappa di ginger, questa è al pollo, adesso poi decidiamo cosa dargli stasera. Poi il dentifricio preferito di Rebecca è questo qui, l'acqua fresh, se lo volevate sapere, quindi l'ho scelto lei, 1,79 euro. E poi abbiamo preso, ho cambiato la pappa al gatto, adesso ho preso la confezione piccola, poi penso che online forse posso risparmiare un po' su, sulla pappa del gatto e anche del cane. Comunque ho preso la versione piccolina proprio per fargli assaggiare, per vedere se gli piace questo gusto, se gli piace questa marca. E in più mi avete detto comunque in vecchi video che non bisogna comprare il Friskies, da quello che ho capito che non è tanto buono. E io ho provato Purina, però alcuni sì, alcuni mi piacciono di meno, quindi sto cercando di capire. E adesso ho voluto provare questo Natural Trainer con salmone. Comunque se avete suggerimenti sulla pappa del gatto fatemelo sapere, anche sul cane, perché anche il cane su alcuni non è che è proprio super convinto. Adesso stanno mangiando, sento crack. Ultima cosa, ho preso questa teglia, in realtà volevo prendere la teglia da Casanova, perché ho visto che c'erano tutte carine, insomma, vabbè, mi piacciono queste cose, che poi sono andata a rivedere dei video di Giulia Giulia, che adesso non fa più video, aveva appunto una teglia, e a me serve una teglia, perché la mia si è rovinata tantissimo, e poi comunque ho solamente teglie tipo da plum cake, o cose che comunque non sono proprio vere teglie, e quindi ne ho presa una, perché uso tantissimo il forno, infatti io sto attenta, perché sennò spendo un botto, me ne serviva una, poi sicuramente andrò anche da Casanova a vedere, e lei appunto aveva una di Casanova, se non ricordo male, che era carina, insomma era molto molto carina. Vabbè, la teglia non lo so quanto l'ho pagata, penso 7 euro o qualcosa, non riesco a trovarlo. E quindi questa era tutta la spesa, che è un bel po', infatti
siamo a posto per un po' di tempo, però vi volevo far vedere il premio che ho preso, perché secondo me è davvero carino e non vedo l'ora di utilizzarlo. Praticamente ho preso questo qui, che è un frullatore, un mini pimer, perché appunto io ho il frullatore solamente quello proprio grande, però siamo, di solito siamo io e Rebecca, quindi non è che c'è da fare chissà che cosa con questo frullatore, e quindi ho deciso di prendere uno piccolino. L'ho preso completamente coi punti, quindi non è che ho messo una parte di punti e una parte di soldi, e questo sono 7900 punti se vi interessa, però adesso penso che mancano 2 mesi forse alla fine della raccolta punti, poi ci sarà quella nuova. Comunque all'interno ci sono tutti questi accessori. Adesso magari lo apriamo e ve lo faccio vedere. Allora, naturalmente dentro ci sono le istruzioni. Poi abbiamo la frusta, che appunto è utilissima, anche se io ho la planetaria, quindi diciamo che di solito uso la planetaria, però magari per cose piccole. Poi c'è il bicchiere, questo qui. Poi abbiamo la parte questa qua classica, insomma, per fare anche frullati, ed è ultra comoda. Adesso stacchiamo qui. Mi piace proprio il fatto che poi cambiare gli accessori, da quello che ho capito, è facilissimo, perché vedete, basta togliere la parte sopra e la utilizzate. Questa è la parte, insomma, della macchina, bella pesante, eh? Comunque molto bello, molto elegante, con questo tasto verde, nero, molto carino. Vediamo se si incastra facilmente o devo andare... No, si è incastrato facilmente. Molto molto carino, è un po' pesantino, eh? Poi... Ah, qua abbiamo le lame, abbiamo questo tipo di lama, questa non è proprio una lama, e questa invece è proprio la lama, infatti è tutta incelofanata. E poi c'è l'altro pezzo, che appunto è questo qui, cioè praticamente voi cambiate il pezzo, penso si faccia così, così, togliete questo pezzo e inserite qua. Vabbè, non ho capito come si apre, adesso lo scoprirò, che non riesco a aprirlo, però... Boh, lo trovo molto molto comodo, insomma, con tutti questi accessori lo metterò da una parte, e penso che invece l'altro frullatore lo metterò, insomma, nella dispensa, che quello, in caso ci sono un po' di ospiti, utilizzerò quello, se no utilizzerò sempre questo, che è molto più comodo. Poi ci sono anche delle, vedete, qua sopra, ci sono tipo delle cose che devo un attimo studiare, perché non so, devo leggere il libretto, insomma. Però, boh, l'ho trovato davvero, davvero carino. Comunque ci sono dei premi sempre carinissimi, quindi cercate. E ho visto anche, per esempio, c'era il Pandemonium che si è presa il Tapirulan con i punti. Naturalmente i punti del Tapirulan sono molti di più, quindi ci vuole tempo e ci vuole costanza nel fare la spesa sempre allo stesso posto. E niente ragazzi e ragazze, io spero che questo video lunghissimo, spero che riuscirò a stringere in editing, vi sia piaciuto. Io vi ricordo come sempre di lasciarmi un like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale, e non dimenticatevi poi di seguirmi anche su Facebook e Instagram, che vi lascio il link qua sempre in descrizione o comunque in sovraimpressione, e anche di Rebecca, vi lascio tutto quanto giù. E niente ragazzi, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi.